Sgarro, coach, ma posso sfondarmi? Non succede niente, tanto io faccio la dieta tutta la settimana. Adesso vediamo. Metti like, iscriviti al canale e adesso dismistifichiamo un po' tutto questo mondo attorno agli sgarri. Iniziamo così. Lo sgarro è essenziale per il nostro fisico? Assolutamente no. Lo sgarro è importante per la nostra testa? Assolutamente sì. Perché dico che lo sgarro non è importante per il nostro fisico? Perché se dici che dare questa botta di calorie in più fa bene a livello fisiologico in alcune circostanze, puoi tranquillamente farlo con riso e petto di pollo, creando questo surplus, non per forza con una pizza o con un panino del Mac. Già qui cade questo mito. Ma il discorso qual è? Che spesso noi non possiamo pensare solo ai risultati se a livello psicologico non riusciamo ad affrontare e reggere quel percorso. Lo sgarro, almeno per quanto mi riguarda, gioca un ruolo fondamentale a livello psicologico, perché se vogliamo avere un risultato fisiologico si possono inserire delle ricariche pulite. Come ho detto prima, mangi più riso, più patate, più petto di pollo, gli stessi alimenti della tua dieta con un quantitativo maggiore. Il problema di base qual è? In un percorso di dimagrimento già sappiamo che dovresti stare in deficit calorico. Ok. Sembra difficile, ma non lo è. Ve lo spiego il perché. Una persona che mangia ogni giorno 1500 calorie, crea un deficit, per esempio, di 500 calorie al giorno, dopo 6 giorni ha creato un deficit di 3000 calorie. Il problema di base qual è? Che se tu in un singolo giorno superi il deficit che hai creato in tutta la settimana, e il tuo obiettivo principale è quello di dimagrire, rischieresti di, non dico aver perso tempo, ma di aver sacrificato alcuni giorni di dieta. Passo libero è importante, però deve essere sempre dosato bene per non farti rallentare i tuoi risultati. Ovviamente mi rivolgo soprattutto a quelli che puntano a perdere peso. Molte persone non solo poi sgarrano il sabato, ma poi mangiano tutta la domenica. Il problema non è che tu mangi tutta la domenica, assolutamente no. Come detto prima, a livello psicologico è importante avere una carica in più per farti mantenere la dieta quando vuoi ottenere dei risultati, quando vuoi migliorare di più, ma purtroppo eccedendo in un singolo giorno rallenti i tuoi risultati. Ovviamente ora mi ritroverò tantissimi commenti, però io ho perso 20 kg mangiando tutta la domenica. Ottimo, finché ottieni dei risultati, perfetto, continua così. Il problema qual è? Poi mi ritrovo alcune persone che dicono: coach, però non ho perso niente. Sì, quanto stai sgarrando? Venerdì, sabato e domenica. Allora effettivamente gli sgarri che fai sono un po' troppi e finisci per sacrificare i tuoi risultati. Filtra bene il messaggio di questo video. Non sto dicendo non puoi sgarrare o non devi sgarrare, ma se dal momento in cui vedi che con gli sgarri che fai non ottieni i risultati che vorresti, probabilmente stai eccedendo un po' troppo con gli sgarri, quindi è arrivato il momento di dosare il tutto. Se il video vi è piaciuto, niente, se il video vi è piaciuto, che devo dire? Cioè, se il video vi è piaciuto, metti like, iscriviti al canale, grazie per essere arrivato fin qui, il video è finito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!